Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio ho prodotto un Carcharodontosaurus e ho sistemato il parco cercando di creare dei nuovi recinti. L'obiettivo di oggi, l'obiettivo di questo video è raggiungere le 5 stelle con Isla Nublar 2015. Con questo Jurassic World. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video, perché potete trovare tanti link utili se siete interessati ad acquistare questo videogame. Se volete comprarlo in digitale come ho fatto io, oppure volete semplicemente comprare una delle espansioni del gioco, vi consiglio di acquistare tutto quanto su Instant Gaming. Trovate anche in quel caso vari link in descrizione. Va bene ragazzi, rieccoci qua. Allora, nello scorso episodio avevo modificato tutti questi recinti in modo da poter ospitare tranquillamente due Baryonyx, due T-Rex, degli Stegosauri, un Indominus e un Carcharodontosaurus. Eccolo qua. Oh, si è nascosto in mezzo alla vegetazione. Vabbè, magari ve lo mostrerò dopo. Allora, ci sono delle mangiatoie che i guardiani hanno già rifornito. Oggi in questo video volevo modificare tutta questa zona perché non mi piace più. Siamo sempre a 4 stelle e mezza. Dobbiamo alzare la valutazione ristoranti e shopping, perché sono quelle due valutazioni lì che ci impediscono al momento di raggiungere le 5 stelle. Qui nel frattempo ho recuperato altri fossili di altri dinosauri. Naturalmente ragazzi, se avete bisogno di qualche aiuto per andare avanti nel gioco o mi volete fare qualche domanda su Jurassic World Evolution, lasciatemi un bel commento qui sotto, oppure magari scrivetemi direttamente in privato sul mio profilo ufficiale Instagram, che potete trovare anche in questo caso in descrizione, oppure potete mandarmi un messaggio direttamente sul mio server Discord. Allora, abbiamo sbloccato un nuovo genoma, però volevo recuperare altri fossili nel mentre, perché ci manca da sbloccare l'Euplocephalus, il Troodon, quindi una squadra possiamo mandarla qua, l'Albertosaurus, che è un gran bel dinosauro, si sblocca tramite un DLC a pagamento. Se sfruttate i link che vi ho messo in descrizione, avete la possibilità magari di portare a casa questi DLC a metà prezzo. Allora, iniziamo subito e facciamo che, sapete cosa? Addormentare tutti questi dinosauri. Poi vedrò io se venderli oppure no, perché voglio proprio rifare tutta questa zona del parco. Poi mi avete inviato un messaggio in cui praticamente mi avete detto: ma i Velociraptor e gli Spinoraptor non sembrano litigare se stanno insieme nello stesso recinto. Allora facciamo che produrre due Velociraptor e un altro Spinoraptor. Blue e Charlie facciamo che creare. Eccolo qua ragazzi, il Carcharodontosaurus sta passando di fianco al tour giurassico. Alla fin fine è bellino come dinosauro, eh. Non è niente male. Il Carcharodontosaurus, anzi. Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, mentre stavo cancellando alcuni elementi presenti nei vari recinti, ho cancellato un tratto di monortaia. Adesso lo sistemiamo immediatamente. Perfetto. Direi di piazzare immediatamente le girosfere, così possiamo decidere con calma che percorso devono fare. Magari le potremmo piazzare qua rispetto a dove le avevo messe prima. Infatti vedete c'è più spazio, possono passare subito vicino a questa zona qua, dove in teoria mi piacerebbe piazzare un laghetto. Facciamo fare un giro così. Poi naturalmente dovrò separare i vari recinti
Però quello lo possiamo fare con calma dopo. Ah, c'è un dinosauro lì in mezzo. Allontanati, dai. Deve passare la girosfera. La facciamo passare anche dentro questo recinto. Non però in quello dei Mutaburrasaurus. Ok ragazzi, ho deciso di dividere i recinti in questo modo. Da tre ne ho creati quattro. In uno metterò sicuramente lo spinosauro e stavo pensando di decorarlo con la sabbia. Solo che volevo un attimo riposizionare le pozze d'acqua. Insomma, volevo sistemare un po' il tutto. Ok, facciamo che decorarlo in diretta. E poi gli altri invece volevo decorarli in stile giungla. Ok, una pozza d'acqua così potrebbe andare bene. Gli mettiamo una mangiatoia per dinosauri piscivori e una mangiatoia per grandi carnivori. La piazziamo proprio qua, di fianco alla girosfera. Ah, facciamo che attivare già l'attrazione. Voilà. Praticamente il primo recinto non l'ho modificato tantissimo. L'ho semplicemente allargato leggermente. Allora, facciamo che già iniziare a piazzare le piante. Qui può andare bene. Oh, guardate, le girosfere passano proprio in mezzo ad una giungla. Poi, in questo recinto l'acqua la possiamo riposizionare dove si trovava all'inizio. Qui invece volevo creare due pozze d'acqua invece che magari un fiumiciattolo. E qui l'acqua la potremmo piazzare sempre qua in mezzo. Perfetto. Poi facciamo che posizionare le piante. La cosa che mi preme di più è magari nascondere un po' il percorso delle girosfere per renderlo più avventuroso per i turisti. Poi ci dobbiamo mettere anche la vegetazione bassa, eh. Ok, così può andare bene. Ah, sta venendo molto molto bene. Mi piace come ho ristrutturato questi recinti. Invece, nel recinto dello spinosauro, la vegetazione la mettiamo noi perché volevo mettere le palme. Tutte intorno a quest'oasi. Praticamente sto utilizzando la stessa tecnica che di solito utilizzo per creare il recinto del tirannosauro. Comunque è pazzesco pensare che lo spinosauro di Jurassic Park è completamente diverso dallo spinosauro reale. Ma questa cosa ve l'ho già detta più di una volta in vari video. Adesso non ci resta altro da fare che piazzare qualcuna di queste piante qua. Ok, mi piace. Una la mettiamo lì. Qui sul bordo non riesco a mettere niente, ma un paio le posso mettere qua. Un paio le mettiamo qua attorno a questo laghetto. E poi ci possiamo piazzare le mangiatoie. Dobbiamo soltanto decidere che cosa inserire all'interno di ogni paleo mangiatoia. Qui volevo piazzare soprattutto dinosauri erbivori.
No, vabbè, ma ragazzi, è uno spettacolo. Ho rinnovato questi recinti e sono assolutamente più belli di prima. Ragazzi, ci siamo! Ho completato tutti e quattro i recinti. Guardate che spettacolo. Qui però i visitatori non arrivano e mi sto preoccupando. Vabbè che mancano i dinosauri all'interno del recinto, eh. Però il ristorante potremmo far che fare una bella cosa. Potremmo far che girarlo. E lo piazziamo rivolto verso la recinzione. Allora, dobbiamo semplicemente adesso produrre dinosauri e direi di partire da una coppia di Triceratops. Facciamo che dare un'occhiata alle loro statistiche. Tipo 93B va bene. Diamo un'occhiata al sociale. 1.6, 1.16 va benissimo. Cerchiamo di fare in modo che possano stare in recinti piccoli. Perfetto. La realizzabilità è calata di molto, ma noi riusciremo a produrli. Ne voglio produrre uno, 93B, 93D. Via. Nel mentre che aspettiamo che quei Triceratops siano pronti, facciamo che liberare i due veloci Raptor. E ragazzi, è tornata blu. Eccola che arriva! Guardate che bella! Mamma mia, che spettacolo. Adesso facciamo che liberare anche l'altro Velociraptor. Signori, siamo lieti di dare il benvenuto. Il sociale è perfetto, così se rimane un solo Velociraptor non c'è nessun problema. Altro blackout alla centrale elettrica, ma adesso sistemiamo tutto. Guardate l'effetto bagnato sulla loro pelle. Charlie è bellissimo, comunque. Molto bello. Nel mentre i due Triceratops sono praticamente pronti, facciamo che liberarli. Eccolo qua, il tipo 93B. Guardate che bellino. Verdino chiaro. Spero di aver prodotto delle piante che possano andare bene a lui. Eccolo qua. E liberiamo anche il secondo. Questo qui dovrebbe essere rossiccio, infatti. Con delle chiazze verdi e marroni. Mamma mia, è la prima volta che produco un Triceratops di questo tipo. Potremmo chiamarlo Arlecchino a questo punto. Dai, lo chiamo Arlecchino. Anzi, visto che è giallo-rosso, lo chiamo Roma. Che spettacolo. Allora, questi due Triceratops amano equiseti legno marcio. Perfetto. Allora, richiede configurazione. Seleziona piante. Legno marcio ce l'ho. Nessun problema. Però mi sembra che possiamo scegliere fino a 3 piante. Gli equiseti mi sa che non ce li ho a disposizione. Le palme, equiseti. No, le palme non le ho. E allora facciamo che cercare le palme al posto di un'altra pianta. Poi facciamo che produrre un paio di ibridi, magari un paio di Stegoceratops. Uno di tipo foresta, sociale va bene così, 05 315. Ok, perfetto. E l'altro sembrano deliziose e nutrienti. Lo voglio creare, cioè, di tipo alpino. Eccolo qua. Ma ci si deve fidare. Allora, legno marcio l'hanno messo. Le palme dovrebbero essere quasi pronte, anche gli equiseti. Ok ragazzi, faccio che preparare anche due o tre
Nasuto Ceratops. Facciamo in modo che possano stare in piccoli branchi, quindi al massimo 3 esemplari, e riescano a stare in un recinto piccolo. I 2 Stegoceratops sono pronti. Liberiamo il primo. Sì, gli altri dinosauri alla fine li ho venduti tutti, così ne abbiamo prodotti di nuovi. Eccolo qua. A lui dovrebbero piacere, in teoria, le stesse cose che piacciono al Triceratops. Vediamo un secondo. Equiseti, palme e legno marcio. Perfetto. Liberiamo anche il secondo. Ma perché sono ceratopsidi questi dinosauri qua. Fanno parte della famiglia dei ceratopsidi. Bello. Quello alpino forse è quello più bello tra tutti gli stegoceratops. Probabilmente è il migliore. Poi il primo Nasuto Ceratops è pronto. Facciamo che produrre anche il secondo e il terzo. In questo caso ne voglio produrre 3. Di 3 colori diversi, naturalmente. Tipo steppa. E l'ultimo. Vediamo un attimo. Ma sì, di tipo alpino, va. Così si fa compagnia con lo Stegoceratops. C'è una foglia davanti alla telecamera. Ecco il primo. Che bello. Guardalo lì. È bello carico, eh. Ciao, vediamo come si trova il nostro Nasuto Ceratops all'interno di questo recinto. Anche lui gli equiseti, legno marcio e palme. Fantastico. Diamo un'occhiata dalla galleria panoramica. Eh sì. È un gran bel recinto. Ok, gli altri 2 Nasuto Ceratops sono pronti. Facciamo che liberarli immediatamente. Anche lui è tutto macchiato. Guardate che cresta particolare che ha. Marroncina e verdina. Questo comunque è un recinto fatto soltanto da dinosauri appartenenti alla famiglia dei ceratopsidi. E questo è quello alpino. Infatti è bianco. Sì, più che alpino è albino. Bello però. Un gran bel dinosauro. Signore e signori, siamo lieti di dare il benvenuto nel parco. Allora, adesso volevo creare una coppia di anchilosauri che però non rilascerò, cioè rilascerò in questo recinto, ma sposterò immediatamente da un'altra parte. Facciamo in modo che amino stare in uno spazio stretto, sociale, da 1 a 4, 2, 5, 4, 7, 0, 1, no, 1, 4 va benissimo. E ne creiamo 2. Il primo tipo 2001, il secondo 2001A. E il terzo dinosauro che voglio produrre è un... Vediamo un attimo. Potremmo produrre un nodosauro di tipo giungla, che ama stare in uno spazio ristretto. Sociale 1-4 va benissimo. Ok ragazzi, liberiamo lo spinosauro. Ne ho creato un altro, ancora leggermente modificato. Lo reinseriamo nel nuovo recinto. Che bello. Anche se non è uguale a quello reale, è comunque un ibrido spettacolare. Allora richiamiamo l'elicottero ACU per addormentarlo.
Sì, potevo tirar via la palizzata e facevamo prima. Devo creare un nuovo tirannosauro perché sono morti entrambi quelli che avevo creato tempo fa. Nel frattempo sto sempre cercando di risolvere il problema delle 5 stelle. I due anchilosauri e il nodosauro sono pronti. Facciamo che liberarli e poi li sposterò nel nuovo recinto. Guardate che bello. Poi anche in questo episodio di Jurassic World Evolution ho intenzione di far scontrare due dinosauri. E tra pochissimo scoprirete di chi si tratta. Allora, lui ama gli equiseti, i muschi e i pau-pau. Questo è il secondo. Per questo motivo che li dobbiamo separare dai triceratops, stegoceratops e compagnia bella. Guardate questo qua, che verde particolare. Bello lui. E diamo un'occhiata anche al nodosauro. Non avevo il genoma completo, però ho deciso di produrne lo stesso uno. Però l'anchilosauro ha quel fascino particolare. Il nodosauro gli assomiglia, però non ha la coda a martello. Il nome significa lucertola nodosa. È un osso duro. Come si può non esserlo con quel nome? Allora, facciamo che addormentarli. Uno, due e tre. Perfetto. Allora, facciamo che produrre anche nodosauro un polacanthus, che voglio inserire nello stesso recinto degli anchilosauri e del nodosauro. Facciamo in modo che possa stare in uno spazio ristretto. Sociale 0206. No, la popolazione è troppo bassa. 1 3 5 11. No, però questa mi sa che è l'unica soluzione. Dai, facciamo così. Il T-Rex è pronto. Adesso io però stavo producendo un po' l'acanthus. L'ultima volta aveva fatto una bruttissima fine contro un Indoraptor. Devo modificargli un po' le statistiche perché, guardate che roba, realizzabilità meno 19. Ok, meno 5 può andar bene. Così dovremmo essere in grado di produrlo, in teoria. In teoria. Facciamo che produrre anche due casmosauri. E poi direi che nel recinto ci sono abbastanza ceratopsidi. Dopo ve li mostro, perché li ho creati di due colori diversi. È morto Daffy Duck! Non ci credo! No! Sì, questo recinto qua si sta spopolando. Vabbè, ma non è un problema. Tanto appena ci saranno pochi dinosauri, comincerò a crearne degli altri. Liberiamo il tirannosauro di tipo tundra. Weyla! Ha la pelle scura questo T-Rex. Eccolo! Il ruggito che volevo sentire. Allora, visto che me l'avete chiesto in 50.000 commenti, facciamo che dedicare un intero recinto a un paio di Succomimus. Li voglio piazzare nel recinto che ho ricavato di fianco a quello dello Spinosauro. Facciamo in modo che possano stare in due, va benissimo così. Li aumentiamo magari leggermente l'attacco e la longevità, perché non voglio doverli sostituire ogni 3x2. Ecco il primo. E creiamo anche il secondo. Di tipo savana. Ma sì, va.
Ragazzi, il Polacanthus è pronto. Liberiamolo. Eccolo qua. Guardate che bello. È più bello dell'altro che avevo prodotto. Questo è rossiccio. Ha gli stessi colori del toro, la squadra di Serie A. Allora, facciamolo che addormentare immediatamente. E anche i due casmosauri sono pronti. Allora facciamo che liberarli. Tanto questi devono rimanere poi qua. Chi è che sta cercando di scappare? Scusate. Perché? No, 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 no. Accidenti. Dobbiamo mandare l'elicottero immediatamente qua. No, 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 no. Aia, gli è passato a fianco. Questo è morto. Ma adesso moriranno tutti perché li ho prodotti più o meno tutti nello stesso periodo. Non ho capito perché ha rotto la recinzione. Devo analizzare poi perché ha rotto la recinzione. Allora, poi naturalmente dobbiamo addormentare il Polacanthus. Trovarlo adesso. Stiamo trasportando la risorsa. È scappato il Polacanthus. Ah no, è qua. Confermata. E il Casmosaurus? Ah, eccolo qua. Guardate che crestona che ha. Questo è di tipo foresta pluviale. Allora, prima di liberare l'altro, facciamo che... sistemare tutto quanto. Bravissimi, mi hanno bloccato lo spinosauro in 448. Ok, la situazione dovrebbe essere sotto controllo. Liberiamo anche il secondo Casmosaurus di tipo arido. Sì, se il Nasutoceratops si leva mi fa un favore. Assomiglia all'altro, come colori. Forse questo qui è un po' più giallino. Diciamo che i più rompiscatole comunque sono i Pentaceratops. Siamo lieti di dare il benvenuto nel parco a un Casmosaurus. Ulla, la popolazione... popolazione siamo al pelo, non posso più aggiungere altri dinosauri, perché sennò... rischiamo che questi qui... si ribellino. Allora, fatemi dare un'occhiata perché voglio capire. Ha bisogno di terreno paludoso. Ecco cosa mancava. Quindi serve più acqua praticamente. Ok, ho risolto il problema. Bastava semplicemente allargare il lago qua al centro. L'ho allargato leggermente. Infatti la palude è al pelo. Quasi quasi mi converrebbe spostare questo, il cancello, qua. Così posso piazzare ancora un po' d'acqua probabilmente. Sì, ce l'ho fatta. E adesso la palude va bene. Ok, il primo Succomimus è pronto. Facciamo che liberarlo. Anche lui forse ha bisogno di terreno paludoso. Che brutto però di questo colore. Ammetto che non mi piace per niente. Preferisco quello di colore base. Dovrebbe essere anche lui un animale piscivoro forse. Però non mi vorrei sbagliare. Allora lo addormentiamo e lo portiamo subito qua. Ok ragazzi, anche il secondo Succomimus è pronto. Diamogli un'occhiata. Forse questo qua ha già una colorazione un po' più decente rispetto all'altro. L'altro sembrava ammalato. Sembrava veramente ammalato. Allora facciamo che addormentarlo come ho fatto per l'altro animale e lo trasportiamo da questa parte. Il recinto gli piace, come immaginavo. Vorrebbe un po' più di palude. Vediamo se posso aggiungergliela senza rovinare tutto quanto.
No. Diciamo che per il momento comunque gli va bene così. Ok ragazzi, mentre aspettiamo di produrre i Pachycephalosaurus e i Nigersaurus, voglio liberare due super predatori, lo Spinosaur e l'Indominus Rex, perché sono curioso di vedere chi dei due, con le caratteristiche base, quindi questi qui non sono stati modificati, è il più forte. Perché comunque, se non sbaglio, lo Spinosaur dovrebbe essere più grosso dell'Indominus, solo che l'Indominus è più furbo. Eccolo qua. E liberiamo anche l'Indominus. Forse è leggermente più potente l'Indominus, eh. Eccolo qua. Guardate che super predatore. Adesso aspettiamo che si attacchino e poi andiamo a dare un'occhiata agli altri sei dinosauri che ho prodotto. L'Indominus sta già dando un'occhiata allo Spinosauro. Anche lo Spinosauro si è accorto dell'altro super predatore. Eccoli qua che si danno già subito un'occhiata. Però non adesso ragazzi, non adesso. Chi è che sta spaccando le recinzioni? Vabbè, sentite, lo andiamo a recuperare dopo. 64% la salute dello Spinosauro. Per il momento non ha ancora attaccato l'Indominus. Ma per me vince l'Indominus, eh. Eccolo. 69. 64-69. Attenzione, doppio attacco. 39-64. Attenzione. Lo Spinosauro ci va giù pesante, eh. Se attacca ancora una volta l'Indominus, ha praticamente vinto. Attenzione. 28, 28 a 39, attenzione. Lo Spinosauro sta andando nel panico. Niente. Si ritira. Troppo debole. Chi è che è scappato? Ah, eccolo qua. Ma ve l'ho detto, il Polacanthus è un rompiscatole come animale. La squadra ha risposto alla richiesta di riparazione. Rompe le scatole ogni 3x2, veramente. Fidatevi, è veramente fastidioso come animale. Allora, facciamo che liberare i tre Nigersauri che sposterò poi nella valle dei sauropodi. Attenzione alla tempesta, speriamo non faccia troppi danni. Guardate che dinosauro particolare. Mi ricorda tanto i moderni ippopotami. Forse per la stazza. Anche se praticamente è 10 volte più grosso, ma va bene. Sebbene relativamente piccolo per un sauropode, il Nigersaurus è degno di attenzione per i suoi oltre 500 denti. Liberiamo anche il secondo. Per fortuna era scappato un erbivoro prima e non un carnivoro. Eccolo qua. Questo è di colore verde. Forse tra tutti i sauropodi presenti su Jurassic World Evolution è il più piccolo, forse. Aspettate che stanno combattendo di nuovo. Eccoli. Uia. 30 a 19. Mi sa che stavolta l'Indominus gli dà il colpo di grazia, eh. Per fortuna la battaglia era ancora in corso quando mi è apparso il messaggio. Mi sa che questa volta lotteranno fino all'ultimo sangue. E sì, vince. Vince l'Indominus. Mamma mia. Bye bye Spinosauro. Diríjanse al refugio más cercano. Mamma mia. Devastante. Assolutamente devastante. Chi è che è scappato?
Ah, l'Indominus Rex. Aia. Vuole lottare contro il Carcharodontosaurus. Se non intervengo lo uccide. Mi sa che non ce la faccio. Con l'elicottero non ce la faccio. Grande Carcharodontosaurus. Intanto facciamo venire qua i ranger. Grande Carcharodontosaurus. Si fa valere, eh? Contro l'Indominus si fa valere. Però l'Indominus non indietreggia, eh. Attenzione. Eccolo che lo attacca di nuovo. Da elicottero. Ok, il Carcharodontosaurus si ritira. Adesso appena l'Indominus va giù, lo mozzica e gli dà il colpo di grazia. Allora, lo spostiamo immediatamente. Anche qua il tirannosauro ci ha provato di nuovo a sfondare la recinzione. Però questa volta non ce l'ha fatta. Ah, è vero che qua avevo piazzato l'Acrocantosaurus. Me l'ero completamente dimenticato. Allora, liberiamo l'ultimo Nigersaurus. E comunque le 5 stelle non riesco a raggiungerle con questo parco, eh. È impressionante. È un gran bel parco, ma non riesco a raggiungere le 5 stelle. Questo qui è di colore marrone, effetto tigrato. Però aspettate, devo far intervenire... Eccolo lì, chi è che scappa di nuovo? Il Polacanthus. No, ma il Polacanthus è fastidiosissimo come dinosauro. Bisogna praticamente creare un recinto solo per lui. Ok ragazzi, visto che la situazione è abbastanza tranquilla, facciamo che liberare i pachycefalosauri. Ne ho creati 3. Li voglio provare a inserire nel recinto con gli stegosauri. No, ma grazie, si piazzi pure qua davanti. Noi volevamo vedere il pachycefalosauro. Frattac, come lo chiama Roland in The Lost World. Zucca pelata. Questo è un pachycefalosaurus. La sua caratteristica è il cranio duro. Come certe, ecco il secondo. Di conoscenza di cui non farò i nomi. Quello era verdino. Questo qua di che colore è? Questo qua è bianco e grigio. Un pachycefalosauro effetto mucca. E adesso liberiamo l'ultimo, di tipo arido. Eccolo qua, marroncino chiaro. Bello lui. Allora, come sempre, li addormentiamo tutti e tre e li spostiamo nel nuovo recinto. Anche perché qua qualche dinosauro potrebbe impazzire. Cosa ci fa il nodosauro qui fuori? Ok, niente, è uscito dal recinto senza che me ne accorgessi. Ok ragazzi, i pachycefalosauri sono arrivati in questo recinto. Graminace ed equiseti. E invece non sopportano il ginkgo, conifere e felci arbore. Potremmo aggiungere gli equiseti qua dentro. Non dovrebbero dar fastidio. Ah no, danno fastidio a... agli stegosauri. Vabbè, ma non è un problema. Piazziamo un'altra mangiatoia. E... problema risolto.
Allora ci mettiamo gli equisetti, che sicuramente gli piacciono. E vediamo un attimo. Graminace, cicadofite non ce le ho. Ok, va bene così. Allora ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Jurassic World Evolution qua. Gran bel episodio, come in tutti gli altri che vi ho già caricato sul canale. Ne sono successe di tutti i colori. Il prossimo dovrebbe essere l'ultimo episodio di questa serie, perché tanto non riesco a raggiungere le 5 stelle. Ho provato a modificare le varie strutture del parco, però sono sempre fermo a 4 stelle e mezza. Non riesco, sapete cosa, a far salire la percentuale dei ristoranti e dello shopping. Non importa, sono comunque soddisfatto, perché ho visto che in tanti l'avete seguita. Pensavo di fare tipo un tour del parco a bordo delle girosfere e del tour giurassico. Adesso vediamo un attimo. Poi però non è che dopo il prossimo episodio non vi porterò più Jurassic World sul canale. Ve lo porterò magari iniziando insieme una nuova serie. Adesso vedo un attimo io il da farsi. Comunque nel frattempo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Jurassic World Evolution. Alla prossima ragazzi!